facciamo sì un passaggio a un livello di astrazione diverso, affrontiamo un po' il problema di come procede la scienza, che cosa analizza la scienza, qual è il metodo, quali metodi, se è possibile parlare di un metodo unico oppure no, o di fare una netta distinzione tra ciò che è scienza e ciò che non lo è, e quindi ora lascio la parola, ma prima. Grazie, grazie a Marcello, grazie a tutti i presenti. Cambiamo universo, diciamo, non universo di problemi, perché in fondo quello che è stato detto sulla valutazione aveva delle implicazioni relative a che cos'è la ricerca, che cos'è la scienza, che cos'è la buona ricerca, che cos'è la buona scienza, che hanno consentito di riflettere già su temi che adesso io prenderò da un altro punto di vista. Mi scuso perché sarà una relazione molto, molto astratta, e mi scuso anche per la banalità del mio PowerPoint, non ha la ricchezza e la bellezza. È davvero da analfabeta. Dunque, ma io ho cercato di attenermi un po' alle consegne che mi aveva dato Marcello per questa conversazione, perché Marcello mi aveva scritto che la mia conversazione doveva vertere su, doveva suggerire cautela nel parlare di verità scientifica e di metodo scientifico, in particolare della possibilità di parlare di un metodo neutrale per discriminare da ciò che è scienza e ciò che non è. Io ho accettato di parlare di questo tema perché ho insegnato per anni epistemologia, cioè sostanzialmente analisi dei linguaggi scientifici, mi sono occupata soprattutto delle scienze umane, non delle scienze naturali, ma delle scienze umane. E il mio insegnamento e le ricerche che ho fatto mi hanno portato ad assumere esattamente l'atteggiamento che mi ha suggerito Marcello, cioè grande cautela, la verità e l'oggettività non sono questioni univoche, codificate una volta per tutte, e soprattutto non sono enunciabili allo stesso modo e affrontabili nello stesso modo nei vari tipi di sapere. Perché la verità è un'avventura umana, potremmo dire un'avventura umana, molto umana, è un processo legato al tempo e dunque alle contingenze delle epoche, ed è legato agli interessi conoscitivi e pratici degli uomini in generale. Dunque un'avventura, ed è un'avventura variabile. E la prima cosa che vorrei dire è fare riferimento a delle formule di senso comune che mettono insieme verità e fatti. A livello di senso comune noi diciamo è un fatto, intendendo è vero, oppure diciamo voglio i fatti, intendendo voglio la verità. Possiamo dire la notizia va verificata, ci vogliono dei fatti. Allora, il concetto di verificare è un concetto interessante perché significa verum facere, far vero. Cioè è un concetto che collega la verità ai fatti, ma sottolineo la verità alla produzione di fatti, far vero, far vero. Queste formule di senso comune hanno un fondo di correttezza, perché ci rimandano alla condizione dei discorsi scientifici. La verità in quei discorsi che sono veritativi per eccellenza, cioè i discorsi scientifici in generale, i saperi scientifici in generale, a cui si richiede di essere veri, o per dirlo in modo legato a Kant, citerò Kant dopo, oggettivi, discorsi oggettivi,
La verità, o perlomeno, diciamo, usiamo una parola meno solenne, la conoscenza è legata a delle operazioni, è legata a un fare, è legata a un fare. E questo è il primo punto che vorrei esaminare, e anzi lo esaminerò in tutte le cose che dirò. La verità delle scienze è un far vero, è un prodotto, è una produzione. Quando si parla dei prodotti scientifici si sta dicendo un'altra cosa, cioè si riduce gli articoli, i libri a un termine di carattere merceologico commerciale. Io non sto usando il prodotto in questo senso. Ho scoperto recentemente, non vado mai alla posta, che ci sono i prodotti, vendono i prodotti. Allora mi sono sentita vicina ai venditori di prodotti postali, perché anche noi. Ma io lo dicevo in un altro senso, è un prodotto nel senso che è un far vero, ha a che fare con una produzione di carattere teorico, di carattere sperimentale, e in ogni caso è legato a delle procedure. E opera che vedete di Tansi è intitolata Mito della profondità, e mi ha fatto venire in mente una bella frase dei duellanti di Conrad: la verità non è una bella forma nascosta in un pozzo, nella profondità di un pozzo, ma è un uccello timido che si cattura meglio con uno stratagemma. Con uno stratagemma. Dunque, la verità è da catturare con degli strumenti, con delle procedure, con dei modelli che sono di diverso tipo nelle varie scienze. In generale possiamo dire modelli matematico-formali in fisica, modelli, ad esempio, linguistici, testuali linguistici in antropologia. Cercherò di fare degli esempi. E qui consentitemi di fare un breve passaggio attraverso Kant. Questo punto di vista sulla verità e l'oggettività, o chiamiamolo in generale problema delle conoscenze oggettive, questo punto di vista che cerco di esporre ha un'ascendenza kantiana o neokantiana. Perché? Perché tutti al liceo hanno letto della rivoluzione copernicana di Kant, che Kant, quando enuncia questa, come dire, fa questa analogia, Kant dice che il modo corretto di formulare il problema della conoscenza non è chiedersi direttamente che cosa sono gli oggetti, ma come li conosciamo. E dice Kant: come Copernico, rivoluzione, ha rovesciato la prospettiva mettendo il sole al centro e non la terra, così noi dobbiamo collocare le funzioni conoscitive al centro del processo, i modi conoscitivi, le funzioni. La conoscenza non è passività in rapporto ai dati naturali, ma forma attivamente i dati. Adotta delle procedure di costruzione dei dati. Dunque, non ci dobbiamo interrogare direttamente su che cosa sono gli oggetti, ma sui modi, su come li conosciamo. Dunque, la conoscenza va studiata, Kant dice, iuxta propria principia, cioè ciò che va analizzato sono i criteri della conoscenza, i criteri interni del conoscere. Questo modo, questo atteggiamento, Kant lo chiama trascendentale. E dice che chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti. Cioè l'epistemologia è un'operazione trascendentale, dice Kant, riflette su come produciamo oggettività nelle scienze, nei vari saperi. Dunque, Kant dice che ciò che è in questione non è l'oggetto in sé, nella sua essenza a cui non arriviamo, ma è l'oggetto per noi. Per noi in un ambito pratico conoscitivo, l'oggetto a partire dalle forme con cui ce lo presentiamo.
le forme sono delle sono insiemi processuali e contestuali di procedure. I neocantiani parlano di oggettivazione, cioè di produzione di oggetti scientifici. Allora l'espressione oggetto scientifico è un'espressione tecnica della teoria della conoscenza, è un'espressione di ascendenza kantiana e serve a capire che gli oggetti non sono della scienza, della conoscenza, non sono dati in natura, non sono in quanto dati in natura, non sono delle cose. Dobbiamo fare la differenza tra le cose naturali e gli oggetti scientifici. Non sono dati immediatamente all'osservazione, ma sono il risultato di procedure, procedure che a partire da un insieme di dati organizzano, configurano, rimodulano l'insieme dei dati in oggetti scientifici, che in genere sono dei campi di relazioni, dei nodi di relazioni. I neocantiani, dicevo, parlano della conoscenza scientifica, cioè come un procedimento di oggettivazione, che producono oggetti di conoscenza. Questo tema della non naturalità degli oggetti è direttamente collegato al fatto che non possiamo parlare per tutte le scienze di un metodo unico e neutrale. Era l'utopia dei neopositivisti negli anni 30-40, di Neurath in particolare. La possibilità di enunciare un metodo unico per tutte le scienze. Ogni sapere mette in campo un insieme di procedure specifiche che sono modelli formali matematici, modelli immaginativi nella scoperta scientifica, anche nel campo delle scienze naturali sono fondamentali modelli immaginativi e altri tipi di modelli di cui parlerò dopo, che sono delle vere e proprie procedure per formare oggetti di conoscenza. Un epistemologo di nome Bachelard diceva che la scienza è una fenomenotecnica, cioè una tecnica di produzione di fenomeni rilevanti per un campo di analisi. Per fare degli esempi, e qui farò un esempio con sprezzo del pericolo perché parlerò delle microparticelle e qui c'è un fisico e quindi lo prego di essere indulgente. Allora, dal punto di vista di Kant, la domanda epistemologica corretta, come conosciamo nelle scienze, non è che cos'è un elettrone o che cos'è l'inconscio, come se fossero degli oggetti con proprietà dati immediatamente all'osservazione, ma a partire da quali apparati teorici e strumentali ce li presentiamo attraverso i modelli teorici, attraverso la sperimentazione, attraverso la modellizzazione. Allora, la domanda è: cosa facciamo quando costruiamo proposizioni vere o oggettive, vere e oggettive che io intendo come sinonimi, nelle varie scienze? Che modelli e che schemi mettiamo in campo? Dicevo che avrei fatto due esempi limite, molto molto lontani uno dall'altro, l'esempio delle microparticelle e l'esempio dell'inconscio, che sono esempi che ci consentono di riflettere su quello che ho chiamato non naturalità degli oggetti scientifici e non unicità del metodo con il quale fare procedure di carattere scientifico. Se ci chiediamo che cos'è un oggetto in microfisica e che cos'è un oggetto in psicoanalisi, dobbiamo riformulare la domanda se vogliamo esplicitarla in modo corretto.
Perché è chiaro perché ho scelto questo esempio, perché sia le microparticelle sia l'inconscio non sono degli osservabili, non sono oggetti dati immediatamente all'osservazione, hanno un tipo di non naturalità assolutamente specifico che significa anche non osservabilità immediata, ma evidentemente la conoscenza di questi oggetti, sapere che riguardano questi oggetti, mettono in campo delle procedure che li rendono visibili in modo indiretto, non con osservazione diretta, li rendono comunque descrivibili, studiabili e pensabili. Due slide sulla questione dei microoggetti, delle particelle del mondo subatomico, dai protoni agli elettroni, eccetera. Per dire che sono oggetti in un senso speciale e qui faccio riferimento a un passaggio di Bergson ripreso da Bachelard. Per capire che oggetti sono, dobbiamo rivedere il realismo e il cosismo di senso comune. Bergson in particolare dice che l'intelligenza umana si trova a casa solo tra i solidi, tra gli oggetti inerti, e i nostri concetti sono stati formati a immagine dei solidi, cioè delle cose che incontriamo. Che incontriamo con l'osservazione, col tatto e coi sensi in natura. La situazione conoscitiva in cui sono dati oggetti come i microoggetti, e poi vedremo anche l'inconscio, non corrisponde all'idea empirista della presenza immediata dell'oggetto nella sensazione. L'oggetto in presenza, l'oggetto toccabile. Ma non corrisponde nel caso dei microoggetti neanche alla situazione della scienza moderna post-galileiana e all'immagine del mondo della fisica classica, perché la fisica newtoniana rappresenta un mondo di corpi, rappresenta geometricamente un mondo di corpi indeformabili in movimento in uno spazio metrico. Lo spazio di Newton è uno spazio di traiettorie di corpi, naturalmente dicibili in un linguaggio teorico, nel linguaggio teorico della massa, della forza e del movimento e collegabili con un paradigma di tipo causale. Lo spazio newtoniano è uno spazio di traiettorie di corpi collegati, il cui movimento è collegato causalmente. Ontologia deterministica, idea. L'oggettività newtoniana è deterministica, è un tipo di oggettività deterministica di corpi collegati causalmente. Questo tipo di oggettività non contraddice il senso comune, non contraddice l'esperienza quotidiana che facciamo delle cose, perché presenta gli oggetti come dei corpi individuati, localizzati spazio-temporalmente. La fisica novecentesca fabbrica, la fisica delle microparticelle fabbrica un mondo diverso, oggetti non localizzabili, non individuali, con un'identità indeterministica. La microparticella non la possiamo pensare come un solido perché si deforma nel movimento. Cito ancora Bachelard: non è possibile immaginarsi una cosa senza fermare una qualche azione di quella cosa. È impossibile staccare il fotone dal proprio raggio. Nella fisica quantistica poi c'è un'interazione finita tra l'oggetto e lo strumento che non consente di determinare insieme la posizione e la quantità di moto.
Dunque, non si danno le condizioni di determinatezza legate a un modello classico di rappresentazione. C'è un legame tra l'osservatore e l'osservato, e gli oggetti non sono pensabili come oggetti individui, cose indivisibili e identificate. Toraldo di Francia dice che sono oggetti dati per legge, nomologici, dati per legge, visti attraverso gli strumenti. Visti attraverso gli strumenti. Li vediamo a partire da un sistema di descrizione teorico. Dunque, questo modo di elaborare una conoscenza di carattere scientifico sulle microparticelle richiede una revisione del concetto di senso comune di oggetto come di cosa come corpo individuato. E l'idea di un metodo univoco delle scienze applicabile a questo corpo naturalmente dato. Fra l'altro, il modo con cui noi dicevo che la fisica classica non contraddice il nostro modo di avere un rapporto con le cose, perché il nostro modo di osservazione è un modo di osservazione legata alla nostra struttura, legata allo schema corporeo, legato ai sensi, legato non solo, legato anche agli strumenti simbolici che abbiamo, cioè al linguaggio, al fatto che nominiamo le cose, eccetera, eccetera. Tutto questo è qualcosa che non ci serve per guardare le particelle. Ci serve ovviamente il nostro essere al mondo, ma abbiamo bisogno di procedure di carattere particolare. Non possiamo dire che nelle scienze umane, viceversa, il rapporto con gli oggetti di conoscenza sia quello di senso comune. Come? In modi molto diversi, ma come nella microfisica, anche in psicoanalisi e in antropologia, i due esempi che farò, non ci troviamo di fronte a oggetti immediatamente dati, semplicemente visibili, non ci troviamo di fronte, e qui in psicoanalisi non ci troviamo di fronte a fatti costruibili sperimentalmente, attraverso strumenti di laboratorio e traducibili in linguaggio matematico. Gli osservabili in psicoanalisi non sono fatti che si danno di per sé nel comportamento, sono dei racconti, prima dicevo modelli linguistici, sono dei resoconti, dei fatti raccontati mediati dalla parola. Ecco, Ricœur dice: un fatto in psicanalisi non è solo qualcosa che è detto, è anche qualcosa che è detto ad un altro, che è detto nella relazione analitica, nella relazione tra medico e paziente. Naturalmente possiamo dire che in generale l'oggetto della psicoanalisi è il desiderio inconscio, possiamo assumere questa definizione dell'oggetto della psicanalisi. Non è osservabile in comportamenti, deve essere ricercato, deve essere prodotto, deve essere tirato fuori, deve essere provocato, sostanzialmente deve essere costruito nella relazione che si crea tra il medico e il paziente, nel rapporto di parola, e in una dimensione intersoggettiva che gli psicoanalisti chiamano transfert, perché chi è analizzato mette in scena nel rapporto con il medico le figure della propria storia infantile personale. Per cui il lapsus, i sogni, i sintomi possono essere analizzati nel loro rapporto di senso, con desideri inconsci. Nelle scienze umane il modo con cui si conosce è una relazione comunicativa ed è un processo di parola.
Succede la stessa una cosa analoga in antropologia, quando gli antropologi vanno a studiare una cultura radicalmente dalla nostra, si dice che vanno sul campo. Il campo è, come dire, è l'esperimento che fa l'antropologo. Il campo è lo spazio comunicativo di parola, di parola e di comportamento che l'antropologo deve costruirsi per poter osservare l'altra cultura. Non può stare all'esterno e guardare, ma deve entrare in rapporto, entrare in comunicazione, in una comunicazione che è, se gli esperimenti in fisica e nelle scienze naturali devono poter essere ripetibili per convincere la comunità scientifica, il campo degli antropologi, se lo consideriamo come un esperimento, è irreversibile, cioè avviene nel tempo, non è ripetibile, nel contesto accadono fenomeni relazionali che hanno significato per l'interpretazione che l'antropologo fa di questa cultura. E quello che succede, lo diceva anche Francesco prima, non mi ricordo più in quale situazione, l'oggetto studiato in questo caso non è inerte, è un tipo interattivo che reagisce, che ricambia lo sguardo dello scienziato e che dunque instaura un rapporto e ci sono degli esempi molto significativi in antropologia. L'antropologo Guidieri chiede informazioni su una tecnica di levigazione della pietra. La domanda è tipicamente occidentale. La richiesta di una spiegazione tecnica e causale, la risposta è il racconto di un mito, perché in questa cultura le spiegazioni sono di carattere mitico. Un altro esempio particolarmente divertente è un antropologo mostra a dei contadini centroamericani le tavole del test di Rorschach, le ricordate, quelle specie di ali di pipistrello, in genere si vedono come ali di pipistrello, e alla richiesta che cosa vedi, la risposta è: vedo polmoni in decomposizione, vedo reni insanguinati. E allora perché questa risposta? Perché pensavano che chi li stava interrogando fossero dei medici, dunque danno risposte adeguate al tipo di relazione. Avevano tutti visto come noi le ali di pipistrello, ma adattano la risposta al rapporto comunicativo che si è instaurato. Dunque, questo tipo di risposta, Bateson dice, è una metacomunicazione, cioè è un discorso sulla relazione. Il tipo interattivo che è l'uomo ragiona anche sulla relazione che si instaura. Ho fatto due esempi in modo piuttosto grossolano. Questo ho dimenticato di far passare il concetto di campi in antropologia, cioè lo spazio-tempo in cui si svolge la ricerca dell'antropologo. Ricaviamo qualche riflessione più generale e poi passo a fare un esempio relativo alla questione della scoperta scientifica. Sull'oggetto scientifico e l'oggettività. Dunque, io ho parlato di oggetti newtoniani, i corpi, le traiettorie di corpi, oggetti indeterministici, oggetti psicoanalitici, oggetti antropologici. Bachelard ci dice che dobbiamo intenderli tutti come sovraoggetti, non oggetti quotidiani, ma oggetti risultati del processo scientifico di oggettivazione e di visualizzazione. Sono oggetti che diventano visibili, che non vuol dire immediatamente osservabili, ma che vuol dire descrivibili all'interno un modello teorico. E
questo modo di ragionare sugli oggetti scientifici è quello a cui ci ha invitato Kant. Capire che cos'è un oggetto scientifico significa fare la differenza epistemologica tra la cosa quotidiana e l'oggetto scientifico. Non è una cosa l'oggetto scientifico, non è una cosa nel senso di quella sintesi che facciamo quotidianamente quando incontriamo delle cose, e come dicevo prima dipende dal nostro schema corporeo, dal fatto che abbiamo una visione binoculare, dal fatto che siamo homo habilis, dal fatto che nominiamo gli oggetti. Tutto questo ci consente di avere rapporti con le cose nel mondo quotidiano, ma c'è una differenza in rapporto al tema dell'oggetto scientifico. In ogni caso, ogni sapere, ogni scienza costruisce il proprio modo di avere un sistema di riferimento. Non c'è un'oggettualità in assoluto e in generale, ma ogni sapere ha un modo specifico di produrre oggetti scientifici. L'oggettività è un ideale regolativo. Parrini, epistemologo, scrive: l'oggettività va concepita come un compito, un achievement, non un fatto, il risultato di uno sforzo di integrazione logica-empirica, non il rispecchiamento passivo di un dato. Dunque, quando diciamo oggetti non naturali, non intendiamo oggetti non esistenti. Non è quello il punto. Non significa non reali e non esistenti, significa che sono il risultato di un lavoro di procedure di carattere simbolico-formale, diverse nelle varie scienze. Nelle scienze esatte si procede con naturalmente una trascrizione logico-matematica, con modellizzazioni, si procede con modellizzazioni che sono essenziali in tutti i discorsi scientifici, ma in fisica sono modellizzazioni di carattere matematico, in antropologia e in psicanalisi modellizzazioni linguistiche testuali, naturalmente sociologia, modellizzazioni statistiche, eccetera. Il concetto di oggetto scientifico e il concetto di oggettività va riferito alle procedure e alle forme di rigore procedurale delle varie scienze. Vado verso la fine con qualche riferimento alla costruzione dei fatti nei momenti della scoperta, quello che Kuhn dice. Francesco citava il libro di Kuhn, La teoria delle rivoluzioni scientifiche, che parla di periodi di ricerca normale che vengono interrotti da momenti rivoluzionari che emergono in genere da anomalie, da qualcosa che non funziona nelle teorie mainstream e che portano a vedere cose diverse. E a vedere cose diverse, naturalmente, se si sanno vedere cose diverse. L'esempio che vi voglio fare è commentato da Holton, un filosofo della scienza che ha scritto un libro intitolato L'immaginazione della scienza, che riprende un articolo di uno storico dell'arte. È interessante il fatto che ci sia questo interesse. Quando si analizza nella storia della scienza, si analizzano scoperte scientifiche, il problema del modo con cui funziona l'immaginazione è fondamentale. E questo vi ho citato l'articolo a cui fa riferimento Gerald Holton: Galileo, il disegno fiorentino e le strane macchie della Luna. Questo esempio relativo a una scoperta scientifica sottintende, vuole mostrare che noi vediamo attraverso dei filtri.
possiamo vedere in molti casi gli ostacoli ci impediscono di vedere. Allora, la vicenda è quello che succede a Harriot, a un astronomo e matematico londinese, Thomas Harriot, e a Galileo nel 1609. L'astronomo inglese Harriot guarda la Luna con un telescopio a 6 ingrandimenti nel luglio del 1609. Galileo guarda la Luna in autunno con un occhiale a 20 ingrandimenti, era ovviamente più avvantaggiato Galileo, tuttavia entrambi vedono qualcosa. E Harriot e Galileo fanno degli schizzi di quello che vedono entrambi. Quello che è interessante è che Harriot non nota, fa un disegno e nel disegno qualcosa compare, ma non nota che la linea di divisione tra la superficie chiara e la superficie scura della Luna è frastagliata, non è una curva perfetta. Perché? Perché guarda attraverso l'idea tradizionale dei corpi celesti diversi, eterogenei, ontologicamente eterogenei rispetto al mondo sublunare, imperfetto. I corpi celesti sono sfere perfette e lisce, perfezione del mondo celeste. E qui lo storico dell'arte che rinvia a Ludovico Cardi, detto in Cigoli, l'Assunzione della Vergine nella Cappella Paolina. Vedete che la Vergine poggia il piede sulla Luna come un corpo perfetto. Harriot fa questo disegno. Vedete che c'è una certa frastagliatura, ma non la nota. Galilei fa questi disegni. Vedete che la frastagliatura è perfettamente riprodotta nel disegno. Allora, non è che Harriot non sappia interpretare quello che vede, perché lo disegna anche. E il fatto è che la frastagliatura per lui non diventa pertinente, perché minimizza la frastagliatura, non la fa diventare un fatto pertinente, perché vede la Luna attraverso il filtro della perfezione, guarda senza vedere, guarda senza organizzare quello che vede. Galileo fa evidentemente un disegno, a parte che fa un disegno molto più bello, ma adesso vediamo perché. Allora, Galileo vede la frastagliatura e la disegna, disegna le montagne e i crateri, sostanzialmente per 2 ragioni, se vogliamo essere sintetici. Perché comincia a concepire l'universo copernicamente, come un universo unitario, non ontologicamente separato, in mondo celeste perfetto e mondo sublunare imperfetto. Omogeneità dell'universo. È disposto ad accettare che pianeti e satelliti siano dei corpi simili. Terra e Luna sono corpi simili. Non solo, ma anche perché, e questo ce lo dice Edgerton, anche perché Galileo aveva studiato disegno, aveva studiato disegno e aveva imparato all'Accademia come i corpi proiettano diverse ombre sulle superfici. Dunque, Galileo vede la frastagliatura per il suo copernicanesimo, omogeneità dei corpi celesti, e per il suo saper fare, cioè la sua pratica pittorica, saper usare il chiaroscuro. Questo esempio ci dice che nella scoperta, nel saper vedere e quindi scoprire, agiscono dei modelli diciamo più generali rispetto a quello che si sta analizzando, degli atteggiamenti teorici di carattere generale,
è del saper fare e della capacità di mettere in relazione cose diverse. In particolare, per chiudere, faccio riferimento alla descrizione del processo di scoperta che fa il filosofo Peirce, Charles Sanders Peirce, che definisce la scoperta, definisce da una lettura di quello che succede in una scoperta come quella di Galilei o come quella, l'esempio di Peirce è la scoperta dell'orbita ellittica di Marte da parte di Keplero, quello che succede nella scoperta e a che cosa possiamo collegare la trasformazione del vedere che alcuni scienziati riescono ad attuare. Peirce dice: questa trasformazione creativa perché porta a qualcosa, non ha l'andamento né della deduzione né della induzione. Perché? Perché la deduzione, entrambe deduzione e induzione non danno crescita, perché la deduzione esplicita dei contenuti, è analitica, direbbe Kant, si passa da una cosa all'altra in forma analitica. L'induzione è un allargamento solo ripetitivo, quantitativo del sapere e non produce scoperta. Non produce scoperta, Kant direbbe, perché non c'è sintesi, non c'è visione attraverso la forma, o meglio, visione attraverso la configurazione di elementi diversi. L'induzione è lineare e ripetitiva, lineare e ripetitiva. La deduzione è analitica. Nella scoperta deve intervenire un elemento di sintesi, un elemento di collegamento di qualcosa che non si è abituati a collegare. Però si dice che questo modo di procedere immaginativo e indiretto che accade nella scoperta, che spiega delle scoperte, può essere descritto attraverso quello che lui chiama abduzione. L'abduzione agisce a partire da un insieme di fatti inspiegabili e interviene a renderli coerenti, facendoli vedere insieme in un certo rapporto. Peirce scrive, per esempio, Keplero, in una fase della sua riflessione scientifica, trovò che le longitudini di Marte osservate da Tycho Brahe, che egli aveva a lungo intentato invano di adattare a un'orbita, di adattare a un'orbita perfetta, cioè un'orbita circolare, erano quali sarebbero state se Marte si fosse mosso lungo un'ellisse, con il Sole in uno dei fuochi. Dunque, Brahe aveva calcolato le posizioni di Marte, non si adattavano, non davano senso in rapporto all'orbita circolare, che fra l'altro ancora Galileo manteneva. Keplero capisce che i dati possono essere organizzati, configurati in modo coerente attraverso un modello matematico, il modello delle ellissi. Dunque scopre l'orbita ellittica di Marte con una retroduzione o abduzione, cioè un procedimento che non è logicamente perfetto, in realtà è un'inferenza falsa la retroduzione, e tuttavia è una ipotesi di organizzazione di dati che si afferma perché offre un modello, una buona spiegazione. Inferenza, dirà Taggart, inferenza alla spiegazione migliore che consente di superare le lacune della percezione. Allora, è sparito l'ultimo? Ah no, non ho più niente, invece ho un piccolo collegamento con la citazione di Conrad. La verità è da corteggiare con gli strumenti dell'osservazione, della sperimentazione, della modellizzazione matematica nelle scienze naturali e del dialogo e del rapporto
intersoggettivo nelle scienze, negli esempi che vi ho fatto delle scienze umane. Mi fermo qua e vi ringrazio per la vostra. Grazie molte per questa riflessione profonda, a cui difficilmente siamo abituati a pensare. Di solito quando si parla di metodo scientifico vengono in mente cose molto diverse da quelle di cui abbiamo parlato, questo pomeriggio. E ci sono domande, commenti, domande, riflessioni? Ecco, diciamo allora, io intanto. Mette in imbarazzo, vabbè, è prevedibile, vabbè. Allora, io come posso dire, innanzitutto faccio notare, e io personalmente ho apprezzato, questo continuo passaggio tra scienze sociali e scienze umane, che è stato, diciamo, il leitmotiv di tutta questa discussione di Silvano Borutti. Che sottolinea che cosa? Sottolinea che appunto quando si parla di scienza bisogna distinguere caso per caso, no? Allora a questo proposito, anzi, sottolinea anche un'altra cosa, che difficoltà nel percepire, l'elasticità di percepire l'oggetto della scienza, della ricerca, in una scienza umana può essere anche verificato in quelle che noi normalmente chiamiamo scienze esatte, cioè anche lì c'è un problema di percezione di oggetto non direttamente osservabile, non direttamente connesso alla nostra capacità di vedere, come nella fisica newtoniana, ma deve essere costruito, ricercato, a certe volte per osservarlo la mente deve prima concepire lo strumento con cui osservarlo, prima ancora di sapere che c'è un oggetto, deve strutturare uno strumento di osservazione dell'oggetto. Quindi già questo è interessante. Ora però volevo fare una domanda, perché siccome queste sono, diciamo, è un approccio abbastanza inusuale, nel senso che comunemente quando si parla di metodo scientifico l'idea è quella di un metodo che parte da ipotesi, da un lato ci sono le ipotesi, dall'altro ci sono i dati, c'è un modello per formalizzare i rapporti tra i dati e poi c'è lo strumento della verifica empirica, eccetera. Noi stamattina abbiamo un po' parlato ancora di queste questioni, ma non solo stamattina, quando io in un intervento avevo citato economisti, diciamo, non formalizzabili con un linguaggio logico formale, che hanno un approccio più storico, non, che, diciamo, ridurli alla prova empirica in un certo senso sminuisce la portata del loro discorso. Il professor Codagnone, che era qui, dice: sì, giusto, sono stimoli interessanti, però questi sono autori non falsificabili, cioè che fanno proposizioni non falsificabili, ovviamente riferimento a Popper, che tutti quanti citano molto spesso, perché sostanzialmente Popper ha un po' dettato la linea di che cos'è il metodo scientifico, cioè tutto ciò che non è falsificabile non è scienza. La psicanalisi non è falsificabile, non è scienza. No? Ecco, allora a questo punto volevo chiedere appunto a Silvana qual è la sua opinione, visto che lei invece ha proposto un approccio in cui include, cioè cambia completamente la prospettiva di definire appunto che cosa è scienza e cosa non è scienza. Come rispondiamo a Popper che domina, diciamo, Ma dunque, intanto le procedure di verifica a cui Popper ha dato un grande contributo dicendo che in realtà è meglio rovesciare il problema e dire che una teoria è tanto più vera quanto più si espone alla falsificazione, cioè quanto più da quella teoria sono ricavabili enunciati controllabili sperimentalmente.
questo tipo di ragionamento è un egregio ragionamento di cui non si può fare a meno nelle scienze naturali. Ma le forme di falsificazione e di verifica, tutti i saperi delle forme di falsificazione o di verifica in generale, tutti i saperi si devono preoccupare, anche la psicanalisi, immagino, perché i saperi, che sono saperi ad esempio applicati all'uomo, hanno delle conseguenze, magari sono conseguenze diciamo non osservabili sperimentalmente, sono conseguenze di carattere etico, sono conseguenze di carattere medico, pratico, diagnostico. Ogni sapere deve avere un punto in cui mostra a una comunità la propria plausibilità. Anche la filosofia, e adesso vi faccio un esempio che riguarda il fatto per cui io non riesco più a leggere articoli di filosofia nelle riviste più recenti. Perché? Perché in filosofia si è affermato un modo, come dire, uno stile della filosofia che si chiama filosofia analitica, che nelle sue punte più avanzate è sostanzialmente esercitazione argomentativa, dove gli oggetti sono assolutamente irrilevanti. Allora, in filosofia non si può non avere problemi da affrontare, non si può fare estetica senza interrogarsi sul nostro rapporto, ad esempio, con un quadro, quindi con le emozioni del pubblico, eccetera. Non si può fare filosofia morale senza interrogarsi sulla responsabilità, sul tipo di etica conseguenziale che guarda le conseguenze delle azioni, eccetera. L'unico criterio è il ragionamento formalmente corretto e l'oggetto di cui si occupa, ci si occupa, ad esempio, può essere un controfattuale del tipo: se Marilyn Monroe avesse sposato Kennedy. Ecco, se io faccio un bel ragionamento a partire da questo controfattuale, che cosa di filosofico trovo? Forse miglioro il modo di argomentare, ma in realtà non lo applico a degli oggetti che abbiano una rilevanza di carattere conoscitivo. Su questa faccenda del mainstream in un ambito del sapere come la filosofia ne sta soffrendo anche per le ragioni che ci ha spiegato Francesco. Cioè, i giovani, e ci sono dei giovani molto talentuosi, molto più bravi di me alla loro età, io alla loro età annaspavo, loro sono bravissimi e scrivono tantissimo, ma scrivono appunto nel mainstream molto, molto omogenei, molto, sono diventati molto conformisti. Viene meno quello che Francesco chiamava la diversificazione, cioè il coraggio di cercare delle vie di ricerca senza farsi ingabbiare nel mainstream. Poi nelle scienze umane c'è un'altra ragione per cui si è del tutto ingabbiati nel mainstream: il fatto dell'articolazione in fasce delle riviste. E quindi la corsa per pubblicare nelle riviste di fascia A, cioè il luogo, il contenitore fa la bontà di quello che viene prodotto, che è un'insensatezza, lo dico contro, sono in conflitto di interesse dicendolo, perché io dirigo una rivista di fascia A e l'editore sta facendo di tutto, cioè l'editore fa il tifo perché non si eliminino le fasce delle riviste, e lo capisco, perché vende di più se ci sono.
Io come direttore ricevo quintali di proposte di articoli di giovani, tutti irregimentati e tutti simili, dove nel titolo deve comparire la parola cognitivo, perché se non c'è la parola cognitivo non sei nel mainstream, questo significa uccidere la diversificazione, della ricerca, sto parlando della filosofia, e anche la profondità della ricerca filosofica, cioè il fatto che la ricerca filosofica reagisce ai problemi, che ci sono, in un momento, che possono essere i problemi delle scienze, i problemi, legati allo sviluppo tecnologico, la bioetica, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, ho fatto uno sfogo su. Io anche volevo fare un commento, mi dispiace che tra poco devo andare via, ma sì, stavo pensando al caso dell'astrofisica, che è un caso in cui diciamo uno ha accesso alle osservazioni, uno vede delle cose, ma quello che vede comunque è filtrato da un modello. Questo vale soprattutto per la cosmologia. L'astrofisica, cioè è una scienza osservativa che è diversa da una scienza sperimentale in cui uno comunque può fare degli esperimenti, come anche per le particelle elementari uno fa degli esperimenti. Invece per l'astrofisica uno osserva e poi ricostruisce una storia in base a quello che ha osservato, ma la storia che ricostruisce e anche il valore quindi dell'osservazione stessa dipende dalla teoria interpretativa. Cioè, per esempio, qualche anno fa hanno dato il premio Nobel per la scoperta dell'accelerazione dell'universo. Invece questi non hanno osservato l'accelerazione dell'universo, questi hanno osservato che delle supernove, un certo tipo di stelle, erano un po' meno brillanti di quello che uno pensa quando uno va lontano. Questa è l'osservazione. Che poi quello sia la decelerazione è tutta una storia pazzesca, cioè dietro ci sono assunzioni enormi, eccetera. Però quello, anche a livello del premio Nobel, non viene più discusso, viene dato, beh, quello è così, per forza. E invece ci sono addirittura, c'è una parte del campo, diciamo, i dissidenti di cui faccio parte, che pensano che queste osservazioni si possono spiegare completamente in altro modo senza mettere in mezzo le energie oscure, insomma tutta una serie di cose. Però questo per dire che è un campo in cui soprattutto la cosmologia, le idee teoriche sono assolutamente fondamentali per interpretare le osservazioni, se, che non avrebbero alcun senso senza di quelle. Questa è una cosa un po' diversa dal caso delle particelle elementari, però Sì, diciamo fa parte dello stesso filone di... certamente. Francesco, non so se tu devi andare, se ce l'hai. Allora, salutiamo Francesco perché ha il treno che parte alle 6, quindi Grazie. è il caso che se ne vada. Ti ringrazio, c'erano altre mani alzate, eh? Fai tu, c'è anche lì. Dai, facciamo prima gli ospiti. Innanzitutto concordo completamente con la riflessione sulla filosofia analitica, ecco che rischia di far diventare sterile, a mio avviso. A volte quasi tautologica la stessa idea di filosofia che secondo me si deve sempre interrogare sulle nuove sfide che la realtà porta. E niente, ho trovato anche durante la sua riflessione, soprattutto della differenza fra le scienze naturali, cioè gli oggetti invece della scienza e l'oggetto invece della psicoanalisi, dove appunto si rifletteva sul ruolo della narrazione, diciamo, quindi della relazione. E quindi vi chiedevo, in questo caso sono ovviamente interessata, esatto, a livello di quelle scienze come la medicina, che, no, che vengono definite quasi sia idiografiche che onomotetiche, quindi dove accanto a una parte più sperimentale c'è la parte tutta clinica, dove anche la stessa narrazione del medico nell'individualità ha un ruolo poi per la
buona riuscita del proprio prodotto, ecco. E allora mi chiedevo così se anche lei aveva analizzato questi, un aspetto come la medicina che quasi a volte forse unisce le due cose in alcuni aspetti. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. La medicina come sapere è un ibrido, perché fa riferimento alle scienze che noi siamo abituati a pensare come esatte, e nello stesso tempo ha a che fare con una relazione interumana e con un ragionamento adeguato al paziente. Vi posso fare una confidenza? posso fare una confidenza? Allora, io ho la fortuna di avere un nipote aritmologo e ho la sfortuna, essendo anziana, di avere delle aritmie. Nel protocollo di come si curano le aritmie che ho io, bisogna prendere l'anticoagulante. Io ho la fortuna di avere uno scambio con mio nipote e di ragionare su questa evidenza assunta soprattutto dai neurologi che bisogna intervenire con l'anticoagulante, e fino ad ora sono riuscita a non prenderlo perché mio nipote ragiona su una persona reale e ragiona sul futuro di questa persona, perché il paziente è uno che ha un futuro. Non ragiona guardando appunto al protocollo e concorda con me quello che si può fare, cosa che avviene in casi rarissimi in medicina. In realtà dovrebbe avvenire sempre, perché l'oggetto della medicina è il soggetto, è il paziente. Allora, io ho aggiunto la medicina, io aggiungo anche l'architettura, perché le dico questo? Non è importante. Disciplina quello che è, sicuramente ha degli impatti sulla vita reale, molto di più che altre scienze. In un saggio di architettura ho ritrovato un caso del, non so come si chiamasse bene, l'affare Socal o qualcosa di simile, un fisico decide di fare... E di sbeffeggiare un tipo di filosofia e fa un articolo scientifico con un nome molto complesso e lo fa pubblicare in una delle riviste più importanti di filosofia, e tutti i filosofi ne parlano. Dopo un po' scrive il libro dove dice che quell'articolo era completamente falso, era una burla inventata per... Nell'architettura succede qualcosa di simile. Se uno legge una rivista di architettura, non si parla mai né di benessere né di persone, non si fotografano neanche più le persone, ma spesso si usano parole di fisica quantistica, si usa la filosofia decostruttivista, si fanno una marea di parole intorno a oggetti architettonici che alla maggior parte della gente non piace. Allora io mi chiedo, che sta succedendo? Non lo so, di fatto anche lì c'è, come dire, un'invasione della chiacchiera, un'invasione dei modelli filosofici seducenti di cui si parla nei giornali, nelle riviste. Cioè, è un caso di cattiva etica dell'architetto, di cattiva etica dell'architetto. Qualcosa ho studiato in relazione al tema del progetto in architettura anni fa, avevo qualche interlocutore al Politecnico, di fatto nei seminari a cui avevo partecipato io si era insistito sulla storia dell'architettura,
sul passato del modo di costruire nel passato, eccetera, eccetera. E a me sembrava un bel modo per affrontare il problema dell'abitare, il problema della città, della fisionomia della città. Andare a vedere la storia, andare a vedere cosa è successo nella storia. Certamente le filosofie alla moda sono seducenti e quindi molti ne rimangono affascinati, però sono d'accordo con lei, in realtà l'architettura deve riprendersi la cura del territorio, la cura del concetto di paesaggio, perché ecco, la filosofia può servire per studiare lo spazio della città, lo spazio del rapporto tra la città e ciò che la circonda, il concetto di abitare, eccetera, eccetera. Ci sono tanti concetti che possono essere studiati, però se uno comincia a usare il linguaggio decostruttivo perché è più seducente, fa una cosa che magari appunto attira la lettura anche nelle riviste, ma che poi dal punto di vista etico è qualcosa di negativo, è qualcosa... Sì. Sì, poi c'è questa idea che un edificio abbia una, come dire, sia un'opera artistica, mentre qualcosa da guardare, mentre invece gli edifici sono da abitare, sono da inserire in un contesto, sì, c'è della cattiva filosofia, naturalmente, non c'è soltanto la buona filosofia. Prego. È sempre un po' complicato, dunque, premessa, io sono un logico matematico, un collega di Marcello, ma altro luogo e mi occupo di un'altra disciplina. Una delle cose che ci spacciano, io modestamente nella mia competenza posso dire che è una falsità proprio alla luce del suo intervento, è che la matematica è vera. Questo è falso commento storico. Noi prendiamo uno dei nomi di matematici che abbiamo tutti sentito, studiato a scuola, Eulero, un grande genio. Abbiamo tutti studiato, se abbiamo fatto un liceo fino alla fine, un po' di analisi matematica e sappiamo cos'è una funzione continua. Andiamo a vedere Eulero che usa il concetto di funzione continua e dobbiamo ammettere un affatto tra due. O Eulero è un analfabeta matematico che non sa di che cosa sta parlando, oppure la matematica del 1850 è un'altra cosa rispetto alla matematica del Settecento, quella di Eulero. Volevo sapere se nella sua esperienza è mai stato analizzato questo processo di vedere la verità matematica in senso epistemologico proprio come una verità che si evolve nel tempo, che cambia esattamente attraverso i metodi di osservazione della realtà matematica. Grazie.
è una domanda troppo difficile a cui non so rispondere. In realtà che la matematica sia un po', come dire, autorizzata a sequestrare l'idea della verità incontrovertibile cioè viene da lontano. C'è naturalmente, io sono d'accordo con lei senz'altro, c'è un'evoluzione del concetto di verità in matematica, come c'è stato in logica. Cioè, la logica classica poi si è articolata attraverso le logiche fasi, eccetera, eccetera. In realtà bisognerebbe distinguere la verità nella sua essenza formale e la verità dal punto di vista dell'applicabilità. È innegabile che la matematica può essere applicata in tanti campi e in questi campi ha degli effetti di tipo particolare. Probabilmente la parola ingombrante è verità. La parola ingombrante è verità perché nel momento in cui si usa la parola verità si fa riferimento all'esattezza, alla intersoggettività assoluta, al non cambiamento nel tempo, e se noi chiediamo tutto questo, credo che neanche la matematica possa dirsi vera in senso assoluto. Credo appunto che ci siano delle concezioni epistemologiche della matematica. Ad esempio, io ho studiato molto il filosofo Wittgenstein, che ha scritto una serie di osservazioni sul carattere pratico della matematica, quindi sull'assenza di fondamenti, e quando si richiedono i fondamenti si richiede l'assolutezza, la verità assoluta, sull'assenza di fondamenti e sul fatto che la matematica è sempre necessariamente connessa a un orizzonte pratico. Quanto poi alla domanda sui fondamenti, è la stessa matematica che si è fermata a riflettere sul fatto se era fondato o no tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè si è chiesta se ci fosse la possibilità di fondare l'assoluta verità della matematica. Hanno provato con la logica, Russell ha provato a fondare la matematica della logica, non ce l'ha fatta, poi è venuto fuori nella prima metà del Novecento, sono venuti fuori i paradossi, poi è venuta fuori la metà matematica di Hilbert, che è venuto fuori Gödel, che dice che i sistemi incorrono nella impossibilità di autocontrollarsi, quindi di fatto la verità in assoluto non c'è, non ci può essere. Fortunatamente, se no il mondo finisce. Tutti stesi? Ci sono altre domande? No, spero che sia stata una riflessione stimolante, che abbia aperto orizzonti di senso, come la stessa Silvana Borutti ci insegnava, gli orizzonti di senso. Parlo del corso che ho seguito con lei circa 25 anni fa, più o meno, non so, mi ricordo neanche quanti anni. Anche di più, esatto. Io sono molto grato a lei di essere venuta, da lei ho imparato tanto, è una dei docenti che credo che nonostante abbia fatto semplicemente un corso, non è che poi non abbiamo fatto lavori, tesi, cose del genere, però è stata capace di seminare e di stimolare il pensiero, che sono tutte cose che poi ognuno nel suo piccolo, nelle sue ricerche, nella sua vita,
fa crescere per conto suo. Ecco, credo che lei a me personalmente ha dato questo, spero che comunque abbia seminato anche oggi, credo che sia una qualità da non sprecare. Grazie mille.